Ciao a tutti e benvenuti a un altro episodio di Keigo Moriyama Photography. E oggi ho ricevuto da Cameratori questa scatola. Cosa ci sarà dentro? Vediamolo insieme. Ok, so cosa abbiamo trovato dentro la scatola. Prima di tutto, due caramelle. Queste sono sempre le benvenute e grazie Valoi per questo regalo. Abbiamo poi il duster. Praticamente funziona che quando immettiamo il film attraverso questo duster, il film stesso verrà pulito da ogni tipo di polvere o piccole particelle che possono essere sopra il film. È decisamente utile per ottenere un risultato migliore alla fine della scansione. Abbiamo poi due holder, due portafilm, uno per il formato 120 e uno per il formato 135. Il formato 120 è naturalmente compatibile anche con il formato 2.20 e 6.20, che oramai non esistono più, non sono più in commercio. Allo stesso modo, essendo le dimensioni di questo holder, di questo porta negativo, capaci di appunto prendere un film da 120, vuol dire che possiamo anche scansionare i frame, le foto di dimensione 6x4.5. Il 135 holder praticamente è il porta negativi dei rullini che conosciamo tutti qua, quelli più comuni, quelli da 35 mm. A questo punto riusciremo quindi a copiare, a scansionare un frame per volta, ma anche utilizzare quelle macchine fotografiche che funzionano come mezzo frame. Questo vuol dire che con la stessa dimensione potremo scansionare due foto nello stesso momento. In caso in cui invece andremo a utilizzare delle foto panoramiche, quindi due frame uniti insieme, l'unica soluzione è scansionare le due foto separatamente e poi con il computer, attraverso una post production, unirle digitalmente. In aggiunta abbiamo il diffuser. Questo pezzo di plastica semi-trasparente praticamente funziona che quando la sorgente di luce sotto questo diffuser verrà accesa, aiuterà a distribuirla più uniformemente e quindi aiutare a migliorare il risultato finale della scansione. Questo qua verrà unito insieme al porta rullini, porta film e al duster qui all'advancer. Questo advancer che andremo ad aprire fra poco praticamente è uno del core, delle parti principali di questo sistema, anche se bisogna dire noi potremmo lavorare anche soltanto con i portafilm, però per facilitare tutto il processo della scansione il film advance è sicuramente uno strumento che è benvenuto nell'intero sistema Valoi 360 e ha naturalmente piena compatibilità con gli accessori già disponibili e con quelli che in futuro verranno distribuiti insieme al sistema Valoi 360. Di cosa abbiamo bisogno per utilizzare il sistema Valoi? Ma come prima cosa un copy stand che praticamente ci permette di attaccare la nostra macchina fotografica. Ora, in commercio ce ne sono di diversi tipi, ma voi potete anche trovare una soluzione fai da te, come ho fatto io qui. Infatti, ho utilizzato un portatelevisore. Questo stand che vedete qui è un portatelevisore per una televisione da 32 pollici. Abbiamo quindi bisogno di una macchina fotografica digitale, che viene accessoriata con una lente macro. Questo perché la lente macro permette di mettere a fuoco molto più vicino al frame, al nostro film, rispetto ad una lente normale e quindi utilizzare tutta la superficie del sensore della macchina fotografica. Per quanto riguarda il tipo di settaggi da utilizzare, dobbiamo utilizzare come prima cosa un valore ISO più basso possibile. Allo stesso modo dobbiamo utilizzare la nostra lente con una apertura massima. In questo caso questa lente permette di aprire fino a un valore f uguale 4. La velocità dell'otturatore verrà quindi aggiustata di conseguenza in base alla condizione della foto stessa.
Abbiamo quindi bisogno di una sorgente di luce. In questo caso sto usando questa luce portatile che posso settare ad un valore di Kelvin pari a 5500 K. Successivamente abbiamo bisogno naturalmente del sistema Valoi 360. Siamo quindi pronti a iniziare a scansionare alcuni dei nostri negativi. Naturalmente, dopo aver fatto la scansione, abbiamo la necessità di trasformarli, di convertirli in positivi. Per fare questo, nel sito Valoi ci sono delle indicazioni riguardanti dei plugin o dei software free o a pagamento, che vi consiglio di andare a vedere, per cui lascio il link qui e in descrizione. Ma prima di fare la nostra scansione attraverso la macchina fotografica digitale, dobbiamo ricordarci di cercare di tagliare fuori ogni tipo di luce che può influenzare il risultato finale. Per questo motivo, come potete vedere, ho messo dietro questa tenda che serve a coprire la luce che viene dalla finestra. Prima di fare una scansione, vi voglio mostrare come inserire il rullino all'interno del sistema Valoi 360. Ogni volta che maneggiate un rullino, ricordatevi sempre di indossare dei guanti. Questo perché eviterete di lasciare le impronte delle vostre mani sul rullino stesso e quindi rovinare il risultato finale della scansione. Allora, come prima cosa dobbiamo prendere il rullino e inserirlo nel duster. Una volta che abbiamo fatto questo, possiamo inserirlo fra i rulli e quindi iniziare a muoverli per far sì che il rullino stesso venga inserito all'interno dell'holder e quindi permetterci di fare la scansione in maniera molto semplice. Quando giriamo i rulli possiamo notare come il film stesso praticamente proceda al frame successivo. Possiamo vedere la stessa cosa naturalmente nello schermo della nostra macchina fotografica. Quello che dobbiamo fare quando abbiamo inquadrato correttamente il nostro frame è quello di mettere a fuoco. Ora, in questo caso, questa macchina fotografica permette di zoomare e utilizzare la funzione di peaking per mettere a fuoco, focus peaking, e quindi permetterci a questo punto di schiacciare il tasto e fare la nostra foto. Procediamo quindi al prossimo frame e, come al solito, come abbiamo fatto prima, facciamo un'altra foto. Ma cosa succede se, invece di usare la lente macro, utilizzassimo una lente normale? Beh, non ci resta naturalmente che provare con questa lente, che è un 18-135 della Fuji. Allora, la prima cosa che naturalmente possiamo vedere è che, utilizzando una lente non macro, la distanza che sarà necessaria dal frame sarà maggiore. Quindi quello che possiamo provare a fare in questo caso è naturalmente alzare la macchina in modo tale da raggiungere la distanza minima di focus della lente stessa. Ora, quello che proverò a fare per cercare di utilizzare al massimo il sensore, le dimensioni del sensore, è quello di zoomare, in questo caso fino a 135 mm. E solo per convenienza non monterò la macchina sullo stand, ma la terrò a mano e farò una foto per farvi vedere qual è la differenza fra la foto fatta in questo modo e quella precedentemente scattata con la macro. Ed eccoci di nuovo qui a commentare com'è questa esperienza con il Valoi 360. Questo sistema mi ha veramente colpito molto. Prima di tutto la sua flessibilità, perché tecnicamente puoi anche iniziare con il semplice holder, in base al tipo di film che
di solito usi, e poi piano piano aggiungere le altre parti per migliorare l'intero processo di scansione e velocizzarlo. Allo stesso tempo, credo che l'intero sistema Valori ha dalla sua parte anche l'estrema compattezza, perché paragonato a uno scanner tradizionale, naturalmente, questo può essere semplicemente riposto nel cassetto o in una piccola borsa, mentre il nostro scanner, beh, purtroppo quello rimarrà lì sulla nostra scrivania. Cosa ritengo possa venire un pochino migliorato in una prossima iterazione del sistema Valori 360 è il Duster. Mi è piaciuta molto l'idea di inserire questa parte nel Valori 360, ma ho notato delle difficoltà quando il film si inserisce, viene inserito all'interno del Duster. Questo perché questi pennellini, questi brush, sono un pochino duri, nel senso si piegano poco, quindi bisogna manualmente inserirlo, mentre per esempio io immaginavo che quando noi lo mettiamo in questa posizione automaticamente potessero entrare e uscire con più facilità. Ma ripeto, è un particolare che non deficita l'intero processo di scannerizzazione. Un'altra cosa che suggerisco quando andate a utilizzare questo sistema è quello di lasciare il film completamente non tagliato. Questo perché potremo sfruttare al meglio l'intero sistema di rulli, in quanto non dovremo essere lì ogni 2 secondi a dover cambiare film. Quindi se voi sviluppate il vostro film in un laboratorio, mi raccomando, chiedete di lasciare il film così com'è e poi lo taglierete dopo a casa direttamente. Consiglio questo sistema? Sì, decisamente lo consiglio. Come ripeto, mi piace la flessibilità, mi piace la possibilità che può essere implementata in un futuro con nuovi accessori. Mi piace il fatto che l'intero sistema di scansione diventa molto molto più fluido, ci metto molto molto meno tempo a fare tutto questo e la qualità delle immagini sfrutta al massimo il sensore della nostra macchina fotografica, che al giorno d'oggi sappiamo essere di billions of megapixel. No, sto scherzando naturalmente, ma possiamo sfruttare al massimo la qualità del sensore e ottenere quindi delle scansioni ad alti livelli. Scansioni che una volta fatte naturalmente devono essere processate correttamente in modo da ottenere il massimo risultato. Per fare questo Valori suggerisce delle soluzioni a pagamento e gratis che praticamente sostituiscono il semplice inverse di Photoshop, che così semplicemente come viene usato non dà i risultati aspettati. Quindi vi rimando direttamente al sito di Valori, vi lascio qui e in descrizione il link per poterci accedere, così che potete leggere e vedere quali sono i suggerimenti per utilizzare questo sistema. Prima di chiudere, naturalmente voglio sapere le vostre opinioni, se usate già il sistema Valori, se siete interessati ad usarlo, quindi scrivetemi nei commenti qui sotto. E se avete delle richieste particolari di un tipo di test, di un tipo di prova che volete che faccia su questo Valori 360, fatemelo sapere e io proverò al mio meglio a cercare di darvi una risposta. Come ultima cosa vorrei, prima di chiudere, fare un enorme ringraziamento al team Valori che ha permesso questa recensione di essere live nel canale, e in particolare a Rild e Jess, con cui ho avuto modo di parlare in queste settimane per cercare di organizzare questa cosa. Un altro ringraziamento particolare per Juho di Camera Rescue, che ha inoltre partecipato e aiutato a far sì che questa
recensione possa essere fatta. E da ultimo, ma non perché è ultimo, soltanto in ordine, Cameratori, che ha spedito il pacco qui direttamente in Giappone. Ragazzi, questo è tutto per me per oggi. Spero che vi sia piaciuto il video e vi voglio già anticipare che il prossimo video, che riguarderà il Valori, sarà un paragone tra quanto tempo ci vuole a usare il Valori e quanto tempo ci vuole a fare lo stesso tipo di scansione con uno scanner tradizionale. Quindi, se volete rimanere aggiornati e sapere quale sarà il risultato, vi suggerisco di iscrivervi al canale e di spingere quell'iconcina a forma di campana, così che verrete automaticamente avvisati, informati riguardo ogni nuovo video che rilascerò nel canale. Come al solito, grazie ancora per aver visto questo video e fino alla prossima volta, stay click! Ciao! We'll be right back.